Dopo mesi di stop dovuti all'emergenza sanitaria, finalmente riparte il campionato di Serie C Gold. Sì, diciamo che un mese fa ci è arrivata questa notizia della ripartenza del campionato, anche se un po' stravolto per quanto riguarda i gironi, sarà suddiviso in 3 gironi. Diciamo che è un campionato un po' strano, particolare, sarà condizionato sicuramente dalle assenze, perché è ovvio che nonostante tutte le precauzioni, insomma, sarà normale che ci sarà qualche contagiato. È anche un impegno economico importante, perché noi siamo obbligati a fare i tamponi come la Serie A, insomma, sia di basket che di calcio, tutte le settimane, quindi c'è anche una parte economica sanitaria importante, oltre a tutto quello che purtroppo prevede il non ingresso del pubblico e tutto quanto, quindi sarà un campionato un po' falsato proprio per tutte queste motivazioni, però dovevamo esserci e abbiamo fatto altri sforzi e ci saremo. Era fondamentale ripartire, già ripresi gli allenamenti, in che modo? Come vi state preparando alla ripresa del campionato? Ma guarda, abbiamo ricominciato il giorno dopo che è arrivata la notizia, quindi sono circa 20-25 giorni. Non sono ancora tutti i ragazzi pronti, perché sapete benissimo che alzarsi dal divano dopo un paio di mesi e entrare subito in palestra non è una cosa molto facile. È un grande lavoro del nostro preparatore Simone Marraccini. Stiamo perfezionando gli ultimi ritocchi. Gli stranieri sono arrivati la settimana scorsa e diciamo che la fortuna da una parte ha voluto che la prima giornata di campionato, che è proprio questo sabato, noi stiamo fermi come turno di riposo e quindi la prima partita sarà sabato prossimo, sabato 6 a Legnaia, già una partita importantissima, una grande squadra. La Serie C Gold riparte, cosa succede invece per le altre categorie? Con tutti i tesserati under, essendo stati selezionati come di interesse nazionale, come tutti gli sport più importanti, siamo già ripartiti con gli allenamenti all'interno della palestra, sono stati fatti più di 150 tamponi per ripartire, quindi tutti i ragazzi sono risultati negativi e tutti quanti hanno fatto ingresso. Sono già 3 settimane che lavoriamo, per adesso nessun contagio, quindi stiamo veramente andando molto bene. Siamo molto attenti, perché abbiamo proprio scritto proprio alle famiglie che a qualunque sintomo, ma anche di una terza persona trovata, cioè di non venire, e quindi questo probabilmente ci ha aiutato un po'. Ovviamente non è facile gestire in questo modo, però cerchiamo di dare il massimo. E la cosa più bella, che da poco tempo abbiamo ricominciato con il mini basket, però solo all'aperto, perché questo è quello che prevede il protocollo, e vi dico questa cosa perché credo che sia un senso, cioè in questo momento così difficile, così vedere questi bambini che dobbiamo dividere in turni, quindi tutta la giornata è divisa da bambini che entrano a giocare anche in un campo un po' particolarmente bello, però vedere le famiglie, i genitori che vengono da noi a ringraziarci, perché è una valvola di sfogo proprio umana questa, questo ci riempie di gioia. È un po' faticoso, ma ce la facciamo.